Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini per parlare un po' di quello che sta succedendo sia nel governo dopo l'apparizione di Conte al Parlamento europeo e le critiche che si è portato dietro. Si respira aria di crisi non nel governo ma nell'area del Movimento 5 Stelle. Oggi c'è un'intervista della senatrice Paola Nugnes che a un quotidiano ha detto che il Movimento 5 Stelle ha fallito, ci sono troppe decisioni calate dall'alto e che sono meglio i partiti tradizionali. Allora, secondo te che cosa sta succedendo e maturando nel Movimento 5 Stelle? In questi giorni parla Conte, ha parlato pochissimo Di Maio che non si è fatto vedere dopo il voto sull'Abruzzo. Guarda, io non lo so, subito dopo il voto sono stato un po' lapidario, ma comunque confermo la mia impressione che questo sia un crollo irreversibile da parte del Movimento 5 Stelle, che dimostra due cose. Prima di avere una inattitudine al governo, che è determinata dal fatto che è un movimento che nasce come un conglomerato di minoranze, no TAV, no TAP, e tutto questo rende difficile che possa trasformare questo modo di vedere la società, modo di vedere l'economia in un'azione di governo. Il secondo problema nasce dal fatto che è un movimento di protesta che però non ha una sua base culturale o politica. Se io dovessi fare un raffronto con il passato, somiglia molto all'uomo qualunque. C'è stato un atteggiamento Questa era una tesi di Pannella. Questo è un atteggiamento, aveva diciamo una certa conoscenza della storia di questo paese, Marco Pannella. Nasce come protesta, ma come protesta come poteva essere un passato votare scheda bianca, ma non aveva, diciamo, non dà un impulso a un cambiamento, perché se tu ti poni come programma la decrescita felice, tu comprendi che già sta lì l'idea di un governo che non governa. E tutto questo sta venendo di fatto alla luce. E anche le risposte che vengono date mi sembrano delle parodie del passato. La vicenda del Premier Conte non nasce dalla vicenda del Premier. Il Premier lì è proprio esattamente l'espressione di questa maggioranza. Una maggioranza che all'estero hanno visto in una condizione di debolezza e che chiaramente poi ha portato gli altri partiti ad avere un atteggiamento così duro, assolutamente deprecabile, perché innanzitutto non credo che nessuno possa permettersi di offendere un Premier che in ogni caso nel consesso internazionale rappresenta l'Italia, ma dà però anche l'idea del fatto che l'equilibrio politico di questo paese, proprio nella sua incapacità, nella sua inattitudine a governare, ha una difficoltà a interloquire in Europa e ad creare delle alleanze in Europa, che in un sistema come il nostro, un'Unione Europea, che è lo stesso, cioè noi possiamo criticare come vogliamo, ma purtroppo c'è e mi sembra che neanche loro vogliono più andarsene, si basa sulla capacità a creare relazioni e maggioranze. Ecco, però Conte oggi ha detto, nelle interviste che sono apparse su due grandi quotidiani, ha detto che il nuovo viene rappresentato dai gilet gialli. Allora, possiamo dire questo? Può un Presidente del Consiglio di un grande paese fondatore dell'Unione Europea esprimersi in questi termini, gettando altra benzina sul fuoco mentre le autorità diplomatiche, le autorità politiche francesi fanno balenare l'idea che potrebbe ritornare l'ambasciatore in Italia? Guarda, io ho un'idea, sia per quanto riguarda le ultime uscite di Conte che le ultime uscite di Di Maio. È più che altro un segno di impotenza. Di fronte a una difficoltà estrema, strutturale, se ne escono con delle affermazioni così. Il problema di Conte è, diciamo, è esistere, perché si trova a dover motivare all'esterno decisioni che non sono sue. Quindi un personaggio che nasce come mediazione, come compromesso, che viene preso dall'esterno per rappresentare un accordo, un contratto su cui non c'è la possibilità di trovare una leadership, perché è un contratto in cui è al 50-50, quindi la leadership non poteva essere né quella di Di Maio, questa è stata la nascita della premiership di Conte, né quella di Salvini. È evidente che si ritrova così, ma di fatto non ha una forza. Secondo me è anche abbastanza complicato immaginare che poi possa vivere di luce propria. Ho letto da qualche parte che potrebbero immaginare, diciamo, un partito di Conte e via dicendo. Sono tutte cose un po' per aria, perché non è che c'è una visione, è una mediazione di per sé, non è che dà
una linea di governo, è un modo per sopravvivere, per andare avanti, quindi di per sé, ecco, non è, non la vedo neanche come un possibile riferimento nella società italiana, d'accordo. Altra cosa che secondo me è riconducibile anche alle affermazioni di Conte è l'esternazione di Maio, quella che riporta, diciamo, il movimento in una logica di partito. Se tu vai a vedere, tu probabilmente non hai, diciamo, questa esperienza che ho avuto nella Prima Repubblica, dire che di fatto c'è un problema, che dobbiamo essere presenti nel territorio, che dobbiamo riorganizzare il partito, erano le cose che venivano dette ogni volta che un partito della Repubblica, soprattutto la Democrazia Cristiana, perché il PC era un'altra cosa, aveva altre logiche, si trovava a dover motivare all'esterno una sconfitta elettorale. Ma identiche, riorganizziamo il partito e riappropriamoci del territorio. Quindi questo significa anche che le logiche che sovrintendono al Movimento 5 Stelle sono quelle che ci sono sempre state. Quindi, cioè, in questo paese si cambia tanto. Adesso non vorrei usare la vecchia citazione del Catovardo, ma per non cambiare nulla. Certo, ecco, però in vista delle europee, non so se hai visto, il Movimento 5 Stelle sta cercando di attrezzarsi con candidati preparati, ci sarà, non so se ci sarà un esame di Stato per l'ammissione alle candidature dopo aver superato le cosiddette primarie del Movimento 5 Stelle. Ma questo ci dà un po' il limite di come si sono presentati. Partiamo, il primo, diciamo, bagaglio culturale di un candidato dei 5 Stelle era l'onestà, ma l'onestà non è una cosa, cioè tutti i candidati che si presentano alle elezioni dovrebbero essere onesti, non è una determinata identificazione. Quando tu fai un discorso del genere significa che stai in crisi, perché non hai molto cosa da dire che ti contraddistinguono. Ora siamo arrivati alla competenza, ci mancherebbe altro che un candidato non dovrebbe essere competente, ma arrivarci per approssimazione, cioè elezione dopo elezione, ti dà l'idea che quella lì è una cosa nata così per caso, come protesta, e che ha una sua identità non di per sé, ma più in rapporto agli altri, nel senso non voglio quelli e prendo quello che capita. Sì. Questo è il tipo, diciamo, di ragionamento che ha portato molti italiani a votare 5 Stelle, allora, che è un limite però, capisci? Perché se fai una cosa del genere, se noi addirittura adesso scopriamo che c'è bisogno della competenza, significa che abbiamo mandato una serie di, non so... E fino adesso c'è stata l'incompetenza al potere. Ecco, bravissimo. Allora, l'ultima cosa, dove andranno i voti del Movimento 5 Stelle, che prevedibilmente il Movimento 5 Stelle perderà in Sardegna, perché se noi facciamo il paragone con le ultime elezioni in quel collegio uninominale di Cagliari, dove il Movimento 5 Stelle ha perso malamente, ha vinto a sorpresa il Partito Democratico, che cosa potremmo dire? Anche leggendo questa intervista di Paola Nugnes che rilancia i partiti tradizionali. Ma io credo che la maggior parte tornerà nell'astensione. Una parte tornerà nel PD, sempre che sia la sinistra sia capace, diciamo, di riuscire a diventare nuovamente punto di riferimento di quell'anima di sinistra che c'è nei 5 Stelle, e in parte andrà alla Lega. E il punto qual è però? È che c'è una contraddizione di fondo, nel senso che quello che probabilmente noi ritroveremo è un ritorno, diciamo, agli schieramenti di un tempo, cioè riscopriremo che in situazioni di recessione come quella che noi ci troviamo ad affrontare, un modo di uscirne di fatto non è che possiamo inventarlo dall'oggi al domani, perché non c'è, e che quindi o hai ricette economiche liberali, tra virgolette, chiamiamole di destra, ma non è così, chiamiamole liberali, che è giusto, o altrimenti hai logiche, ricette di sinistra che puntano più sul sociale. L'approccio che ha fatto questo governo è stato proprio quello di contestare, perché hai messo le due filosofie insieme. Quando metti due filosofie insieme, che sono agli antipodi, rischi di avere quattro cavalli che tirano da una parte e quattro cavalli che tirano dall'altra, e ti ritrovi a stare fermo, paralizzato. L'unica cosa che tu non puoi fare in una situazione di recessione, te la puoi permettere se per caso le cose vanno bene, il danno è minore, ma se tu stai fermo in un momento di recessione, tu assecondi la recessione, fai politiche procicliche, perché non danno un impatto, un impulso per tornare in su, per impedirlo, e noi stiamo attraversando questa fase, purtroppo. Bene, io ti ringrazio come sempre, grazie Augusto Minzolini.